Chiamon e vi porto nel Damaterico Atelier, il mio laboratorio orafo, ma non è solo il mio laboratorio orafo, è anche un co-working in cui lavorare in sicurezza per altri orafi. Io ho lavorato per una quindicina d'anni in ambito web. Era un po' che confezionavo elementi di bigiotteria, quindi mi sono iscritta alla scuola orafa ambrosiana di Milano. Ho fatto un corso di oreficeria professionale partendo da quella che è stata una mia esigenza, cioè avere qui a Torino un posto in cui appoggiarmi per poter esercitarmi e mettere in atto le cose che imparavo alla scuola. Ho iniziato a pensare anche all'idea di un co-working, quindi spazio condiviso con una serie di banchi, di attrezzature a disposizione di altri artigiani, altri orafi magari in fase iniziale che stanno studiando. Ho seguito un corso alla Camera di Commercio, si chiamava Nuove imprese e blocchi di partenza. Ho avuto la possibilità di avere una consulenza in Camera di Commercio. Mi hanno indirizzata al MIP, quindi ho seguito il progetto MIP, mettersi in proprio della città metropolitana, dove ho fatto il business plan di fatto per l'attività. Ma nel frattempo, importantissimo, ho conosciuto Federica, che è la persona, l'altra orafa con cui ho aperto effettivamente lo spazio. Mi sono rivolta a un commercialista che mi ha aiutato appunto nella scelta ad esempio del codice Ateco, che è importantissimo, ma soprattutto per quanto riguarda l'orafo la cosa importante da sapere è che c'è un ufficio della Camera di Commercio che si chiama ufficio metrico, al quale è necessario per poter lavorare con i metalli preziosi fare una richiesta, quindi la richiesta di iscrizione al registro degli orafi. La richiesta comporta l'attribuzione di un numero e questo numero identificativo in maniera univoca della ditta che produce i gioielli va apposto mediante punzone, questo è un punzone ad esempio, sull'oggetto che tu produci. Abbiamo stimato un investimento iniziale per gli arredi e anche le attrezzature. Per le attrezzature la cosa interessante per chi volesse avviare un'attività come orafo è che in realtà c'è un mercato dell'usato interessantissimo ed è possibile acquistare anche attrezzature che risalgono a molti anni prima, perché in realtà il contenuto tecnologico delle attrezzature orafe non è cambiato così tanto nel tempo. Ho creato questo brand, il mio brand Uzi Jewelry, circa tre anni fa. Ho iniziato lavorando come hobbista e successivamente sono entrata a far parte di Materico Atelier come co-worker. Per me Materico è stato un po' un trampolino di lancio, perché comunque mi ha permesso anche di portare il mio lavoro ad un certo livello, perché comunque ci si confronta sempre quotidianamente un po' su tutto, ecco. Per me il social che funziona di più è Instagram, è quasi più utile per le vendite il rapporto che si instaura su Instagram attraverso i messaggi privati, quindi le persone ti scrivono, ti chiedono i prezzi, ti chiedono i materiali.
credo che il fatto di condividere lo spazio con persone molto diverse da me anche per età, anche soprattutto per età, per quanto il mestiere poi sia lo stesso, mi sia stato utilissimo. Il mio livello sia tecnico riguardo all'oreficeria, ma anche la mia competenza in campo social web sia cresciuta in maniera esponenziale. Vediamo insieme i passaggi che servono per aprire questo tipo di attività. Per aprire un laboratorio orafo, una volta scelta la forma giuridica e il regime fiscale più adatti al progetto, si può procedere con l'iscrizione in Camera di Commercio e l'apertura della posizione previdenziale e assicurativa attraverso la procedura online Comunica. Qualora ricorrano i requisiti stabiliti dalla legge quadro per l'artigianato, l'impresa orafa verrà iscritta nella sezione speciale artigiani del registro imprese e ne verrà trasmessa annotazione all'INPS. L'avvio dell'attività è possibile solo dopo l'invio della SCIA allo sportello unico attività produttive del comune di riferimento. Per le attività orafe artigiane non è previsto l'obbligo di munirsi di preventiva licenza di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura, adempimento richiesto in caso di attività commerciali. Una volta avviata l'attività, sarà invece necessario rivolgersi all'ufficio metrico della propria Camera di Commercio per richiedere il rilascio del marchio di identificazione per i metalli preziosi e l'iscrizione all'apposito registro. Per maggiori informazioni sulla normativa di riferimento e sui relativi adempimenti amministrativi è possibile consultare il sito www.ateco.infocamere.it. Se vuoi approfondire gli aspetti legati all'avvio di questa o di altre attività di impresa, puoi rivolgerti al settore Nuove Imprese della Camera di Commercio di Torino per una consulenza gratuita.